Bentornata alla rubrica di Alex. Allora, ragazzi, l'altra volta nell'ultima rubrica abbiamo parlato del Coaching Cube, del software ideato da Magnetic Days per l'analisi e la costruzione degli allenamenti, quindi una parte scientifica molto importante appunto per l'azienda MD Magnetic Days. E l'abbiamo fatto con Luca Bianchini in seconda battuta con Simone Buracchi. Ecco, questa volta, parlando sempre appunto di Magnetic Days e della parte importante della costruzione degli allenamenti e dell'utilizzo ancora fondamentalmente della parte di scrittura, ci vogliamo rivolgere verso l'utente finale, l'utilizzatore del prodotto Jarvis, in modo da poter effettivamente spiegare anche a lui un po' le funzionalità del nostro prodotto. In realtà, appunto, come già sapete bene, abbiamo suddiviso per noi due porte molto importanti da aprire. Una parte che è quella di gestione tramite Coach e Magnetic Days, appunto il servizio di coaching, e l'altra porta invece che l'utente può aprire è quella dell'autogestione. Ecco che a questo punto io riporterei di nuovo in causa Luca Bianchini per darci delle spiegazioni e delle indicazioni che saranno appunto rivolte verso l'utente finale, verso l'utilizzatore di Jarvis. Vai Luca, grazie. Ciao Alex, ciao Simone. Allora, prima di introdurre questa parte, diciamo nella testa del coach c'è sempre un modo di classificare gli atleti. C'è l'atleta che pedala e basta, e non sa neanche, si diverte, va fuori, gioca. Quello che magari vuole organizzarsi un pochino di più con l'allenamento, che scava da internet qualsiasi cosa gli passa per la testa e la fa, la prova. C'è quello che invece prova a scrivere un pochino gli allenamenti. Ecco, fermiamoci un attimo qua su quello che prova a scrivere gli allenamenti. Quindi adesso ogni utente che si registra sulla pagina di Mighty Days ha un profilo e la possibilità di scrivere degli allenamenti. Quindi adesso andiamo a vedere qual è questa pagina. Quindi nel profilo dell'utente, ogni atleta, ogni utente, indipendentemente da quale sia il suo livello, può scrivere degli step con il freno fisso, dei 30 a disposizione del Jarvis, usare i watt, usare i newton, fare una progressione watt oppure una progressione RPM, utilizzare il cuore come parametro o creare un percorso come gli piace a lui. Questi qua che sono evidenziati e sono utilizzabili sono tutti quei plugin, quegli step che vengono dati direttamente con l'iscrizione sul sito. Viceversa, quelli in grigio sono quelle aggiunte che possono essere acquistate per poter dare quel passettino in più per quanto riguarda la scrittura, quindi con le progressioni Newton, le progressioni Joule, eventualmente crearsi anche i test di potenze incrementali in base ai rapporti che uno vuole, il test Joule oppure utilizzare lo step stop. In questo modo, praticamente l'utente finale ha a disposizione una versione ridotta del Coaching Cube, quindi può scriversi gli allenamenti direttamente da solo. Poi che questi allenamenti, se li sia creati da solo o abbia ricevuto le informazioni dal suo compagno di merenda, intanto che stavano facendo la salita e il consiglio era come posso andare più forte in salita, e quindi lui si inventa un allenamento, in questo modo lo può fare. Poi se andiamo a uno steppettino successivo, ogni tanto c'è il coach che fa le consulenze, dice magari puoi lavorare di più su un lato piuttosto che sull'altro, dando delle indicazioni molto generiche e che poi l'atleta, per quello che può essere la sua conoscenza, il suo background dal punto di vista di fisiologia, biomeccanica, anatomia, metodologia dell'allenamento e quante lauree in scienze motorie ci vogliono per apprendere tutto, metterà poi in pratica. L'altro pezzettino è avere un coach. Ci sono i coach che mandano i pizzini, o quelli che io chiamo pizzini, quindi scrivono su WhatsApp quello che devono fare. L'atleta deve interpretare quello che il coach intende fargli fare e
e poi scriverlo ed eventualmente eseguirlo. Ovviamente queste cose non funzionano granché bene, semplicemente perché, diciamo, nella mia esperienza, i pizzini non sono sufficientemente esaustivi. Ed ecco che passare al livello successivo, ovvero sia il coach vero e proprio che ti segue a 360 gradi, potrebbe essere la scelta migliore. Anche se abbiamo, diciamo, un bivio che ci può assestare da questa parte. La filosofia del coach è importante, nel senso che il modo in cui l'allenatore vuole portare al miglioramento del proprio atleta, ecco che quella è importante, perché magari c'è l'atleta che ha bisogno di un certo tipo di approccio piuttosto che di un altro tipo di approccio. E qua prendo la palla al balzo, visto che c'è Simone, che è quello che è stato poi l'ideatore di tutta la filosofia della metodologia di Magnetic Days, a spiegare questa filosofia e come Magnetic Days intende allenare. Sì, grazie, grazie Luca. Non è facile in poco tempo riassumere, ma ci proverò. Ovvio che siamo qui a dire Magnetic Day, ecco, che offre tanta possibilità di scrittura. Alla fine direi che le possibilità che abbiamo noi sono le stesse che hanno eventualmente un cliente. Quello che ci contraddistingue è che questo è il nostro lavoro, è quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo creato, che abbiamo sbagliato, quello che abbiamo corretto e quello che ora siamo. Quindi direi che per quanto riguarda lo strumento, per quanto riguarda la metodologia applicata allo strumento, diciamo che in questo momento rappresentiamo l'avanguardia di quello che si può fare a livello di metodologia, soprattutto in una situazione, come abbiamo visto, di per sé complicata a non esperto, ma che poi alla fine può essere qualcosa di estremamente semplice. Come dico io, fidati di noi in questa prima fase, mettili lì, pigia un tasto, poi decidiamo noi cosa fare. Ecco cos'è che decidiamo di fare. Cerchiamo innanzitutto di, attraverso la nostra metodologia, di cucirla intanto addosso, attraverso dei test e delle verifiche che siano veritieri, perché questo è fondamentale. Da queste verifiche, che come abbiamo visto nell'altra puntata, possono essere molteplici, che ci permettono di conoscere l'atleta sotto tanti punti di vista, per poi cucirgli addosso il vestito che è l'HTT. Questo nella forma in cui personalizziamo l'allenamento. Quindi direi che, se non fosse per una questione di costi, che naturalmente è un servizio che ha dei costi, che poi magari ne parleremo, ma che ritengo minimi rispetto a quello che possiamo dare, ecco che la soluzione migliore sarebbe quella di farsi seguire da una persona che sa quello che fa quello che sa. Questo sarebbe il consiglio che io naturalmente do e che vedo negli atleti che ci danno fiducia e credo e vedo che sia ben riposto. Naturalmente ci sono anche altre forme, perché se uno dice no, io ritengo di avere la conoscenza almeno pari alla tua, benissimo, Magnetic Days, come avete visto, dà la possibilità naturalmente di esibirsi in questa arte, anche perché quello che ci contraddistingue dagli altri è questa possibilità di scrivere molto e molto altro rispetto agli altri. Poi c'è anche una terza forma, che è quella dell'autogestione, in cui noi scriviamo degli allenamenti, delle tracce, e l'utente, il ciclista, se poi in base ai propri dati se le compila e se le pedala. Ecco che questa, diciamo, è la forma che ritengo più efficace. Questi, quindi, la triangolazione tra lo strumento, i software e la conoscenza. Quindi è quello che io consiglio ai nostri atleti, come ottimizzare tutto questo, a patto che non siamo depositari della verità assoluta, ci siano persone che, come diceva Luca, abbiano competenze per esperienza, per studio, tante magari anche maggiori delle nostre, per poi cimentarsi in qualcosa. Ecco che in quel caso saremo noi a imparare qualcosa dagli altri. Cos'è la metodologia HTT in poche parole? È una metodologia che intanto
ottimizza i tempi. Si è detto Magnetis Day, gli allenamenti indoor devono essere ottimizzati in quell'ora, all'ora e mezza al massimo. Ecco, quindi leviamo in quest'ora tutti quelli che sono, li chiamiamo i fronzoli, le parti inutili, e le concentriamo in un allenamento di metodo che ci permette di sviluppare quelle caratteristiche di miglioramento. Questo grazie a dei valori ottenuti attraverso tutti i test precedenti. Quindi test, allenamento, verifica fondamentale che il nostro lavoro sia stato realmente efficace. Quindi ogni volta che andiamo a fare un test successivo andiamo a misurare non solo l'atleta come è migliorato, ma se il nostro lavoro, se i nostri HTT, se la nostra cura ha funzionato. Ecco che ci mettiamo in discussione ogni volta che facciamo un test, dal momento che ha fatto quello che noi diciamo, se realmente questo ha funzionato. Quindi quello che io consiglio ai nostri atleti e che poi trovo come riscontro emozionale di qualcosa che gli è stato gradito è quello di affidarsi a dei professionisti, a gente che abbia la capacità di sfruttare al mezzo questa macchina potentissima che è il Jarvis, senza nulla togliere alle conoscenze personali. Quindi questo è quello che mi sento di dire, che mi sento di proporre, perché ho la sicurezza che sia la forma migliore per migliorare. Tutto questo ha un costo, poi ne parleremo anche a fine, ma credo che questo costo sia assolutamente irrilevante rispetto a quello che questo connubio tra la conoscenza e lo strumento possa dare. Ecco, mi espongo, non faccio tanto pretattica e quindi ecco, se avete competenze sfruttate Jarvis, altrimenti affidatevi a chi sa far correre questa macchina velocemente, e vi assicuro che è la macchina che corre più velocemente di tutte le altre. Quindi in questo caso mi spendo e lo faccio direttamente, prendendomi responsabilità su quello che credo che sia l'ottimale per avere delle prestazioni migliori, per avere una salute migliore, per avere anche il piacere di pedalare con un senso e avere il piacere di sentirsi migliori, di migliorare e fare qualcosa con efficacia. Di questo sono sicuro, di questo sono contento del mio lavoro, ringrazio voi, ringrazio Marcos Bragi e soprattutto lo sento dai tanti ringraziamenti che i nostri clienti giornalmente ci danno. Questo ci dà la forza di continuare il nostro lavoro, di migliorare ancora di più e di dare un servizio che sia gratificante per tutti. Bene Simone, parole molto importanti. Ora poi rendo la parola anche un attimo a Luca. Quindi fondamentalmente la cosa di base è ciò che apre queste due porte, come dicevo prima, un'autogestione oppure l'altra porta, come hai spiegato fortemente te, il servizio del coaching, è fondamentalmente l'utilizzo del Jarvis, cioè avere il prodotto, avere a casa questo benedetto oggetto che fondamentalmente mi darà la possibilità di scegliere queste due vie. E non è detta che sempre sia la presunzione di essere bravo a fare l'allenatore di se stessi e compagnia, no, perché in realtà poi uno può anche pensare, ma poi manca l'esperienza, quella veramente sulla carta, quella di capire in tutti questi anni quante cose ci sono passate sotto i nostri occhi, sotto le nostre mani, sotto le nostre orecchie, no? Ascoltando tutto quello. Quindi l'esperienza conta veramente tantissimo. Però, certo, è una strada percorribile in MD anche quella dell'autogestione, questo è senza dubbio. Ora ripasso un attimo la parola a Luca, che scusa se ho interrotto, stavi partendoti nella comunicazione. Vai tranquillo, era solo una metafora, nel senso che quando noi andiamo da un medico perché abbiamo qualcosa, in realtà il costo del medico è non solo la laurea in medicina, ma tutta l'esperienza che ha il medico. Quindi quando noi in tre possiamo avere quasi un secolo di esperienza se la sommiamo tutta quanta, e siccome ci interagiamo sistematicamente quando parliamo di allenamento, quando c'è un allenamento non è quell'ora di allenamento, ma è un secolo di esperienza messo lì dentro.
È ovvio che questa esperienza, come il medico, in qualche modo va riconosciuta. E un conto è avere l'allenamento tirato giù da internet piuttosto che da Swift o da qualsiasi altra modalità, e un conto è che c'è una persona dietro che l'ha costruito apposta, come dice Simone, è costruito in sartoria apposta per quella persona. Quindi queste sono le differenze che secondo me c'è tra chi si accontenta e spera di migliorare e chi invece si affida ed effettivamente poi ottiene gli obiettivi, i risultati degli obiettivi che si prefigge. Bene, ottimo direi. No, è una metafora che la tua è stata più che giusta. Ne potremmo dire anche tante di altre metafore, anche diciamo confezionate da Simone Buracchi nell'arco degli anni, perché da questo lato anche Simone a livello di metafore è stato veramente forte, no? In realtà molto incisivo, ha insegnato, ha fatto scuola anche da quel lato lì. Ecco, quello che fondamentalmente però vado io a dire in fase finale o prefinale è quella sì, che tutto questo ovviamente deve avere un costo, perché qualsiasi cosa ovviamente è un costo, però la cosa importante è che spesso io sento dire, no, da qualsiasi tipologia di atleta o amico che viene anche in bicicletta, si allena con me o fa le gare o qualcosa, dice ma sai a me non mi interessa poco quella, però invece non è vero, perché già al momento che si va in bicicletta, si va in gruppo, arrivare ultimi non piace a nessuno, quindi fondamentalmente in realtà già questo è un'idea che ti metti nella testa di miglioramento. A, perché torni a casa sei stravolto, perché non hai una preparazione fatta a modo in realtà. A, perché tutto il tempo che tu hai perso pensando di allenarti correttamente, per carità. Oppure la cosa completamente contraria, non mi alleno mai, tanto che posso solo la domenica e poi la domenica muoio, no? Fondamentalmente perché non riesco in nessun modo a tenere il passo degli altri, il ritmo degli altri. Basta poco, perché tutto questo in realtà nella idea di far cosa semplice noi siamo stati forti, perché come diceva Simone poi alla fine in mano o anche ad un'autogestione o meglio ancora ad un sistema di coaching, alla fine è premere un tasto sul tuo device, sul tuo telefonino, e tutto il resto è fatto da 100 anni di esperienza, da un secolo di esperienza, come dice Luca Bianchini, e non solo quel dito che crea fondamentalmente quell'ora d'allenamento che va a richiamare su un cloud o quello che sia dove noi abbiamo inviato il nostro. Quindi in realtà tutto questo è una grande cosa. Io mi permetto anche di dire che fondamentalmente Simone un po' l'ha detto, che tutto questo costa anche poco per la valenza che ha, per il valore che ha, ma andiamo un po' anche veramente a concretizzare tutto questo invece di spaventarsi dei numeri o di qualche cosa, perché Magnetic Days anche da quel lato lì come azienda è stata l'unica a avere fondamentalmente anche coraggio, diciamo così, di poter mettere in piedi dei sistemi e dei meccanismi legati alla parte commerciale veramente importante e accattivante. Io infatti in questo chiamo Marco Sbragi, se è presente, a partecipare e darci un attimo e a dare una spiegazione un po' generale di quello che è l'approccio in MD dal lato coach e dal lato appunto autogestione. Ciao Marco! Ciao Ale, ciao ragazzi, grazie dell'invito. E allora sì, avete naturalmente toccato tutti i punti. Il sistema va riconosciuto appunto come sistema, non è soltanto l'oggetto che uno va a prendere. E per questo abbiamo fin dall'inizio, anche se poi è stato affinato con il tempo, messo a punto la possibilità di provarlo perché il cliente possa toccare con mano la grande differenza fra uno strumento commerciale e il sistema. Oggi questa prova, che è diventata un ibrido fra una prova, un noleggio, perciò un utilizzo a tempo finito e un pagamento dilazionato senza interessi, è diventata lo Smart Rent, che dà la possibilità sul Jarvis naturalmente, ma anche sugli accessori, ma in questo momento parliamo di Jarvis, di poter prendere questa macchina, portarla a casa, perciò nella propria comodità di tempi e di esecuzione, e potersi rendere conto in prima persona di cosa stiamo parlando. E voi sapete che è una sfida che ci siamo presi tante volte, gente che non voleva
non aveva mai voluto fare i rulli, non ci credeva, non voleva mai sentir parlare di indoor, è diventata poi super fedelissima, perché a parte il divertimento nell'utilizzare il sistema, sono poi grandi risultati che questo dà. Grandi risultati che ora noi qui stiamo parlando principalmente in ambiente sportivo, ma non ci dimentichiamo che viene utilizzata tranquillamente anche in ambiente riabilitativo, perché la macchina permette di avere dei carichi stabiliti dal professionista. In quel caso il professionista, invece di essere un coach, può essere un fisioterapista o un medico, e non cambia assolutamente la finalità. Uno a casa, nella propria tranquillità domestica, può fare dei lavori pensati dal professionista. Tornando però al discorso allenamenti e alle possibilità commerciali, tutto questo è talmente spinto, talmente scientifico, che può a volte anche spaventare, anche perché quello del coaching è comunque, a parte una fase iniziale che noi sempre offriamo, è un servizio poi a pagamento, perciò ci potrebbe essere la resistenza da parte del cliente a dire: ma io sono costretto a comprare più cose, cioè la macchina e il servizio. Per questo qualche anno fa nacque l'idea di dire: diamo anche qualcosa nel mezzo, che fosse dal arrangiati, fai da solo, com'è più o meno l'indicazione della trasmissione di oggi, o legati a noi con un servizio a pagamento. E qui sono nati qualche anno fa gli autogestiti, che però poi effettivamente non stanno nel mezzo, stanno molto più vicini al nostro servizio piuttosto che al fai da te, perché sono allenamenti pensati e scritti da voi. In questo caso, invece che costruiti volta per volta sull'utente, sono stati raggruppati in quelle che possono essere le varie necessità, ma quelli che erano pochi, un'idea da pochi pacchetti all'inizio, ad oggi si è sviluppata in tantissimi pacchetti diversi che vanno per le varie esigenze. Da poco abbiamo anche quelli specifici per le gare, e perciò una preparazione specifica per ogni singola gara o circuiti di gara. Però, a parte questa specificità, siamo su un'offerta che va dal triathlon nelle sue varie declinazioni, le gare a circuito, le gran fondo, la mountain bike, la gravel, tutto quello che può venire in mente, ad oggi ha un pacchetto specifico di allenamenti che il cliente si può gestire da solo, inserendo i propri valori e determinati da test che naturalmente gli possiamo offrire noi, ma lui, attraverso l'algoritmo del software che utilizza gratuitamente, può sempre gratuitamente determinare da solo, perciò mette i suoi valori e quel pacchetto di allenamenti ogni volta si adatta a quelle che sono le sue esigenze. Da ieri abbiamo anche, per facilitare questo, preparato una special trial pass, che è un qualche cosa che a pochissimi euro, o addirittura in tanti casi, ora inizieremo ad utilizzare anche come plus gratuito da offrire ai nostri clienti, perché naturalmente per provarla serve di avere Jarvis a noleggio o in acquisto, permette di provare tutti i pacchetti. Perciò uno con questo pass può prendere i pacchetti, saltare da un pacchetto all'altro e provare gli oltre 450 allenamenti che attualmente compongono il mosaico di questi pacchetti presenti, ma che voi continuamente state implementando, e uno li può provare prima di acquistare. A differenza, una cosa importante, questi pacchetti, a differenza degli HTT, che sono un servizio assolutamente in personal, una volta acquistati non scadono mai, perciò restano in mano al cliente, che se li può poi adattare volta per volta, appunto inserendo i valori. Approfitto di questo invito, Ale, anche per parlare della nuova iniziativa che partirà proprio a fine settimana, che sarà lo special estate del 2023, dove abbiamo messo, a parte la promozione classica che facciamo tutti gli anni, abbiamo voluto abbinare anche, appunto, l'uscita di questo special trial pass e poi la prima stagione che facciamo con il servizio HTT in personal, legata anche all'outdoor. Ora che l'outdoor, questo è stato stabilito da settembre dell'anno scorso, però naturalmente
fino adesso è stato sfruttato poco perché la stagione prevedeva principalmente lavori in indoor. Da ora, invece, con l'arrivo della primavera, l'outdoor inizierà a farla da padrone. E in occasione del servizio, che non cambia assolutamente, perché daremo gli allenamenti anche per l'outdoor, naturalmente mantenendo sempre delle rifiniture da fare in indoor, abbiamo fatto questa promozione, che è un po' folle, ma a noi ci piace fare le cose un po' di rottura. E allora tutti quelli che da aprile fino a settembre vorranno provare il sistema attraverso appunto lo smart rent, perciò un noleggio che non impegna economicamente, perché stiamo parlando di 75 euro al mese, non impegna il cliente dal lato economico, diamo la possibilità di provare gratuitamente questo special trial pass per 3 mesi, perciò uno per 3 mesi potrà provare tutti gli allenamenti disponibili nel panorama autogestiti che offriamo. In più abbiamo quello che è il costo del servizio coaching, che adesso a listino è pari a 75 euro al mese, lo abbiamo portato proprio come rottura a 30 euro al mese, perciò chi ha Jarvis potrà farsi seguire in indoor e in outdoor da aprile a settembre a soli 30 euro al mese. Ma non ci bastava, proprio per facilitare ulteriormente la volontà di provare questo sistema, abbiamo detto che per ogni mese che il cliente deciderà di usufruire di questo servizio a 30 euro, gli scaliamo una rata dal piano Smart Rent pari a 75 euro. Perciò è folle, perché sommando tutte queste facilitazioni, a chi dovesse iniziare a inizio periodo e sfruttare per tutti i 6 mesi che vanno da aprile a settembre questa offerta, nel costo totale avrebbe un risparmio di circa 800 euro, che sono tanta roba, e avrebbe un servizio di estrema qualità offerto da voi su quelli che sono i propri allenamenti, e perciò potrebbe provare a discrezione sua per tutti i 6 mesi o soltanto per un certo periodo questo sistema. Perciò da parte nostra la volontà di dover dimostrare quello che diciamo a fatti e non limitarsi soltanto alle parole è massima. Vi ripasso la parola ringraziandovi di questa opportunità di aver esposto questa cosa. Poi naturalmente noi siamo sempre a disposizione per chi ci vuole contattare per spiegare più nei dettagli la parte tecnica, ma anche tutta la parte di offerta commerciale. Certo. Bene, Marco. Sì, ora ovviamente quello che mi viene subito in primo acchito da dire è che sì, il risparmio è veramente enorme. I numeri non devono fare impallidire, per un dato motivo. Cioè, Marco ha detto in fase finale un risparmio di 850 euro. Ma perché? Non è che si sta parlando solo del costo degli allenamenti, del coach o quello che sia, ma qui c'è di mezzo Jarvis, c'è una macchina, certo, che fondamentalmente ha un costo iniziale. Ed è una macchina, come diceva prima Simone, estremamente voluta e non può costare 50 lire, giustamente. Non può essere neanche paragonata ad altri prodotti sul mercato, perché non c'è un prodotto uguale, e quelli che costano più o meno quelli. In questo caso, ultimamente dico sempre a chi mi fa una domanda in questo senso, dicendo siete cari, e dico non è il rullo più caro del mercato, no. È lo strumento scientifico più economico del mercato. Esatto. Perché qui hai una macchina da laboratorio che puoi utilizzare a casa tua, macchine che normalmente costano decine di migliaia di euro, questa costa nella sua versione light 1475 euro e la puoi utilizzare invece che andare nei vari laboratori in giro, perciò spostandoti, prendendo appuntamenti, la puoi utilizzare a casa tua come e quando vuoi. Perciò va cambiato anche il punto di vista del sistema, altrimenti si rischia di falsare un po' la visuale. Certo, è più che giusto. Beh, comunque, detto questo, fondamentalmente di carne al fuoco ce n'è veramente tanta, questo senza dubbio. Un cliente ex nuovo, oppure chi è già il nostro cliente, può aderire a queste promozioni molto importanti. Ovviamente non è che lo facciamo fondamentalmente perché vogliamo regalare, no, perché il nostro lavoro ci piace tantissimo, ci piace che duri 12 mesi l'anno, giustamente, che non sia estremamente settoriale, perché penso che chi come noi fa questo mestiere sa che la preparazione atletica, l'attenzione a tutto questo non può durare una stagione,
Assolutamente no, non è vero, assolutamente. Quindi in realtà i 12 mesi sono estremamente importanti per tutti, per noi come azienda, ma anche per chi si allena, chi sta attento alla propria preparazione, al proprio stato di salute fondamentalmente. Quindi fondamentalmente mi viene da dire, è come essere un po' un'azienda che dà un NCC, cioè un noleggio con conducente, no? Fondamentalmente abbiamo queste belle macchine giganti, enormi e veramente comode e prestanti, e diamo anche tutto quello che dove il cliente si mette lì seduto e sta comodo. Io mi azzarderei, Alessandro, a dire che siamo un'azienda che dà conoscenza servizi. Il sistema diventa una condizione sine qua non per poterlo utilizzare, ma la vera essenza è nel servizio, che sia diretto o che sia attraverso gli autogestiti, che come dicevo prima sono comunque molto vicini al servizio diretto, è quella l'essenza. Perciò siamo sempre più un'azienda di servizi. La macchina è una condizione sine qua non, addirittura abbiamo sviluppato il Coaching Cube, di cui ha parlato nella puntata precedente, come strumento professionale che gestisce anche altre macchine. Certamente nelle altre macchine puoi fare quello che le altre macchine fanno, perciò il 15% del lavoro è utilizzando la macchina che abbiamo creato e stiamo continuando a sviluppare, lo utilizzi al 100%. Perciò hai uno strumento da laboratorio invece che una macchina commerciale da divertimento in casa attraverso le piattaforme, che poi sono giochi social e non hanno niente a che vedere con quello che può essere un allenamento, un miglioramento della salute, della qualità fisiologica propria. Esatto. Per concludere vorrei dire questa cosa qui, che tutte le aziende sono fatte dalle persone, no? E anche Magnetic Days è un'azienda fatta da persone, fondamentalmente. Chi con una mansione, chi un'altra, chi ha un settore da seguire, chi ne ha un altro, ma fondamentalmente è un'azienda fatta dalle persone. Ecco, diciamo che dal lato coach, dal lato anche manageriale, quindi dal lato di Marco Sbragi, tutti noi siamo a disposizione a rispondere al telefono, a essere in prima persona, a dare una delucidazione sul lato tecnico o lato commerciale. Quindi non ci nascondiamo dietro a fondamentalmente call center o nulla, no, perché il nostro lavoro di essere tecnici fondamentalmente va a travasarsi fra il lato tecnico e il lato commerciale, quindi fondamentalmente è un tutt'uno, perché in realtà non vedo che ci possa essere un qualcosa di diverso, Marco, per il servizio che noi andiamo a offrire, no? Giustamente, quindi assolutamente che ci mettiamo la faccia l'abbiamo dimostrato anche in quel caso in modo innovativo con The Tower, che è visibile nel sito come alternativa al Chi Siamo, che si trova in tutti i siti web, o addirittura nel nostro canale video mdvideo.tv, dove io faccio fare un tour virtuale di tutta l'azienda, perciò di tutto quello che ci sta dietro questo sistema, presentando tutte le persone con le varie mansioni. Perciò anche quello, a chi ci ascolta, posso invitarvi a guardarlo, perché lì capite, entrando nei nostri uffici, entrando nei nostri laboratori, che cosa c'è dietro questo sistema, che non è soltanto la costruzione di un semplice rullo. Quella è l'ultimo aspetto fra i tanti. Benissimo, d'accordo. Allora, io chiuderei questa trasmissione, ci siamo un pochino dilungati, ma penso che sia stato onorevole farlo, giusto farlo, per dare un po' voce un po' a tutti, ma forse, Marco, posso anche dire che ci vorrebbero anni per raccontare di noi, per dire di noi, per quello che siamo stati, quelli che siamo e quello che saremo. Quindi fondamentalmente, beh, chiudiamola qui. Bene, Marco, se qualcuno di voi vuol dire qualcos'altro, se no chiudiamo. Certo. Non ci vogliono anni, ci vuole di iniziare a lavorare insieme a noi e poi giorno per giorno capire chi siamo. Certo, perfetto. Ragazzi, grazie a tutti, saluto grazie. Ragazzi, staff e Marco, e ringrazio di nuovo appunto tutti voi. Alla prossima, ciao. Ciao, Ale, ciao, grazie a tutti.